Vediamo. In questo periodo di crisi economica, in molti abbiamo pensato che sarebbe bello se in Italia scoprissimo il petrolio. Tanto petrolio che il resto del mondo ci pagherebbe a caro prezzo. Ma siamo sicuri che così risolveremmo davvero i nostri problemi? E se invece il petrolio di cui abbiamo bisogno fosse un altro? In realtà gli economisti sanno bene che il petrolio, come il gas o altre risorse naturali, può essere una maledizione. Lo dimostra l'esperienza di moltissimi paesi, dal Venezuela al Caucaso, dal Medio Oriente alla Russia. La moneta si rivaluta rispetto alle altre e diventa più difficile esportare. Si diffonde la corruzione, i sistemi politici diventano autoritari. Si lotta su come usare la ricchezza, anziché su come produrla. I governi aumentano la spesa pubblica quando il prezzo del petrolio sale, ma non riescono a ridurla quando poi scende. Per questo, alla fine di un decennio di prezzi del petrolio bassi, cadde l'Unione Sovietica. Ma c'è anche un'altra ragione ancora più importante. Confrontando i dati dei 65 paesi del mondo in cui ogni 2 anni si misurano fra i quindicenni le competenze acquisite a scuola, un gruppo di ricercatori dell'OCSE, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, hanno scoperto che il vero problema nasce a scuola. I risultati scolastici tendono ad essere peggiori in paesi come Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Iran, Algeria o Azerbaigian, ricchi di risorse naturali, ma non in paesi vicini come Turchia o Giordania, che non ne possiedono. I ragazzi più bravi tendono invece ad essere in Corea del Sud, Giappone, Cina, Hong Kong, Singapore, ma anche Germania, Finlandia o Israele. Tutti paesi che non esportano petrolio o altre risorse, ma che sono anche i più dinamici. I ricercatori fanno anzi notare che i risultati scolastici sono ottimi indicatori del progresso economico e sociale di un paese a lungo termine. Perché? Ma soprattutto, che cosa è più utile che imparino i cittadini di domani? Nelle nostre indagini internazionali vediamo in modo molto chiaro che sono le competenze la vera moneta del XXI secolo. Ma vediamo anche un cambiamento molto importante nelle competenze richieste. I sistemi scolastici che preparano meglio i loro ragazzi insistono infatti sul pensiero critico, sulla creatività, sulla capacità di risolvere problemi o di prendere decisioni o di collegare quello che si impara alla vita e soprattutto a situazioni nuove. La chiave sta nell'integrare in modo intelligente i contenuti e le competenze fin dal primo giorno. Se un ragazzo prima deve imparare tutto quello che c'è da sapere e solo dopo può cominciare a usarlo, è molto probabile che a quel punto avrà già perso curiosità e interesse. Che ci piaccia o no, stiamo entrando in un'epoca in cui dobbiamo essere molto più responsabili che in passato per quello che impariamo. Anche da grandi, perché in un mondo che cambia così rapidamente, se smettiamo di imparare, rischiamo di restare altrettanto rapidamente indietro. Insomma, quando un paese non ha risorse, i suoi cittadini devono essere pieni di risorse. E non saranno solo più ricchi, ma anche più liberi e avanzati socialmente. Si comincia a scuola, ma si deve poi continuare nella vita. La vera crescita, di cui oggi tanto si parla, nasce da qui. Ma noi italiani, che non abbiamo risorse naturali, siamo sicuri di averlo capito?